La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Buonasera a tutti e benvenuti, abbiamo l'assessore del Consiglio Comunale, chiamando l'appello nominale, prego dottoressa. Siamo alla nomina degli scrutatori, nei colleghi consiglieri Bevacqua, Costantino, Camarotto. Prima di aprire con i lavori del Consiglio volevo porgere i miei saluti personali, anche credo a nome del Consiglio, al nuovo, anche se sono finalmente poi sarà il sindaco, se non arriva il tempo. Per i termini di legge a comunicare la nomina del nuovo assessore, consigliere Galoro, e al nuovo vice sindaco Sandra Sanfilippo. Porgo i migliori auguri di buon lavoro per questo straccio di mandato elettorale che ancora abbiamo per altri 3 mesi all'incirca. Pare che le elezioni, credo che ci sia già il decreto, se non è ufficiale dovrebbe essere lunedì, le votazioni dovrebbero svolgersi il 31 di maggio. Ancora auguri di buon lavoro di fine legislatura.
seduta, il primo punto all'ordine, primo e unico punto all'ordine del giorno, su richiesta dei consiglieri Costantino Bosco Campacorta, richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, articolo 27 del Consiglio Comunale. Oggetto, richiesta di autoconvocazione del Consiglio Comunale per revoca della delibera del Consiglio Comunale numero 74 del 10 novembre 2014. Del consiglio direttivo e poi e quindi di conseguenza nel
di diatriba sull'interpretazione della norma stessa. Cioè, il punto è, possono partecipare alle elezioni perché possono ritenersi correttamente iscritti tutti coloro che risultano iscritti al centro anziani, o possono ritenersi iscritti esclusivamente coloro che hanno pagato la quota stessa? Ora, oltre alla, secondo me, allo scarso tempismo, no? Cioè mettere questa previsione a ridosso delle elezioni per il rinnovo del diritto, che insomma io intendo censurare, però non è qui che voglio arrivare. Il punto è molto semplice, cioè ad oggi non si celebrano le elezioni del centro anziani perché non si capisce chi può votare, non si capisce chi può essere eletto. Quindi, per risolvere il problema, vorrei per inciso dire che il rinnovo delle cariche del centro anziani doveva avvenire, se non sbaglio, alla fine dell'anno scorso, per cui c'è un direttivo in carica che sta continuando la protezione oltre il proprio mandato elettorale, oltre ai termini stabiliti dal regolamento. Per cui sottoponiamo questa proposta al Consiglio Comunale affinché finalmente si possa risolvere questo problema, si possa garantire il normale funzionamento del centro, che deve funzionare secondo quelle regole di democrazia che noi abbiamo previsto originariamente nel regolamento del centro stesso. Per cui chiediamo la revoca, chiediamo al Consiglio Comunale, sottoponiamo alla votazione del Consiglio Comunale la revoca della delibera 74, in modo che, fermi restando i principi di autofinanziamento che nessuno mette in discussione, si possa finalmente risolvere questo equivoco per il quale oggi quel centro è letteralmente bloccato. E credo che questo si possa fare risolvendo questa questione, quindi togliendo l'obbligo del versamento della quota e permettendo l'autofinanziamento nelle forme e nei modi che fino ad oggi sono stati che fino ad oggi hanno caratterizzato l'attività del centro, cioè l'autofinanziamento per le singole iniziative, che comunque non precludono a nessuno la possibilità di partecipare, di ritenersi iscritto a quel centro e determinare anche la scelta del direttivo e quindi del presidente del centro. Grazie. Grazie consigliere Rosanchi. Prego consigliere Cristeva. Caro collega, io sotto alcuni punti di vista io ho pienamente ragione, diciamo che spesso quando non si fa una cosa chiara si arriva, diciamo, proprio a portare un regolamento del centro anziano, visto che tanti problemi a giardino non abbiamo, dico che la quarta volta credo che si parli di questo centro anziano al Consiglio Comunale, io a riportarlo nuovamente in Consiglio Comunale. Però credo che lei sappia benissimo che lo spirito quando ad agosto, a novembre è stato, anzi ad agosto, perché se non ricordo male ad agosto è stato portato inizialmente in questo Consiglio Comunale questa modifica del regolamento ad agosto, e lo spirito era ben chiaro ed eravamo tutti quanti a conoscenza perché sono stati fatti anche degli incontri. Se poi strada facendo tutte queste situazioni, queste problematiche sono nate, io ho fatto una gran storia di tutto quello che è successo intorno a questo centro anziano e vorrei leggerla. Caro Sindaco, colleghi consiglieri, vorrei chiarire quanto segue. In data 10/11/2014, delibera numero 74, è stato approvato da questo Consiglio Comunale un emendamento riguardante il regolamento del centro anziano. I consiglieri che lo hanno attuato sono i seguenti: Amoroso, Calofolo, Bevacqua, Di Stefano, Loturco, Cingari, Bonaventura, Astenuti, Bosco, Costantino e abbandona l'aula il consigliere Amoroso. Vorrei chiarire a tutti i consiglieri che lo spirito di questo emendamento era quello di non strumentalizzare il centro anziani come propaganda politica, quindi inserire una quota simbolica l'anno per autofinanziare il centro per tutte le attività svolte, principalmente le serate dove siamo delle spese, quindi siamo tantanti, posti di siare, pianisti chiamati all'estero, eccetera. Quindi ritengo proprio per le motivazioni sopra dette abbondantemente discusse, si è ritenuto, come ha dichiarato il Consiglio Comunale, lo stesso assessore, che aveva diritto al voto per l'elezione del direttivo del centro solo chi versa la quota simbolica di autofinanziamento. In merito alla proposta di delibera nel punto 1, che cita quanto segue, non è condivisibile l'ipotesi per la quale la partecipazione del centro deve essere subordinata al pagamento della suddetta somma. Vorrei chiarire ai colleghi firmatari che si sono
che questo punto è stato discusso abbondantemente, dalla proposta che, allora, vorrei chiarire, vorrei firmare la proposta che la partecipazione al centro anziani è libera e gratuita e possono continuare a partecipare regolarmente a tutte le attività svolte. Infatti ad oggi non mi risulta che ci siano stati soci che non hanno versato la quota e che sono stati buttati fuori. Dico, se esiste qualche anziano o qualche socio che lei ha conoscenza, dico che è stato buttato fuori perché non ha pagato la quota, gentilmente deve dire anche fuori questo. Scusi, quindi la partecipazione della Lega, diciamo, al voto. E qua e potremmo arrivare proprio a questa misura che lei mi sta dicendo. Ora ci sarà il seguito, collega. In merito al secondo punto della proposta che cita, non è opportuno che la quota sia stabilita dal direttivo del centro. Anche qua, carissimi colleghi, abbiamo una visione completamente diversa. Infatti ritengo che la quota stabilita dal direttivo del centro è un risultato delle spese di autofinanziamento in base alla serata organizzata. E dalle informazioni date mi risulta che sia 25 euro annui. Basta tentare per chi fuma stare 5 giorni, diciamo, senza fumare, e che non fa male, guarda, se non muore. In merito al terzo punto dell'ordine del giorno, da come è stata posta la domanda, che ritengo che non metta nessun commento, ma ti ricordi, ricordate, carissimi consiglieri, che il nostro compito di consigliere è anche quello di controllo, perché si insinuano, diciamo, queste somme che fine fanno, che fine non fanno. Al quarto punto della proposta, non vedo quale sia il nesso, visto che la partecipazione al centro è gratuita. Caro sindaco, colleghi consiglieri, io invece ho una visione diversa di tutto questo movimento intorno al centro anziano. Proprio quello che questo consiglio, in tempi non sospetti, voleva evitare, e puntualmente in piena campagna elettorale si presenta. Ognuno cerca di modificare in modo o in un altro modo i regolamenti in base alla bandiera che porta. Subito dopo l'approvazione dell'emendamento presentato dall'ufficio con i pareri positivi, inizia una serie di interrogazioni e comunicazioni, e fatemelo dire, sembrerebbe proprio un principio di strada, diciamo, detto proprio nel nostro gergo giardinese. Per poter chiarire meglio la vicenda, faccio una conoscenza. Il Consiglio Comunale ha approvato l'emendamento che prevede una quota di autofinanziamento, votato con una larga maggioranza e senza nessun voto negativo. Subito dopo, quando si inizia a capire che le votazioni e le presentazioni erano prossime, ma non solo quelle, inizia una serie di interrogazioni dove l'assessore San Filippo chiarisce la posizione dichiarando che ha diritto a quota esclusivamente i componenti che hanno pagato la quota di 25 euro. Al consiglio seguente, l'assessore non presente, il signor sindaco dichiara che partecipano al voto tutti gli iscritti al centro anziano, smentendo in pieno l'assessore San Filippo, chiarendo che l'ufficio competente gli ha dato questa indicazione. Siamo arrivati nel mese di gennaio, si indicano le elezioni del centro e chissà come mai si ritirano per tutti i giorni dopo. Nel frattempo la campagna elettorale arriva sui giornali, sia lei, signor sindaco, che il suo vice sindaco siete capaci di cambiare le elezioni amministrative. Ed ecco la sorpresa, arriva una proposta di delibera di ritiro dell'emendamento a firma di un candidato sindaco e da un consigliere d'opposizione e da un altro consigliere. Consiglieri che a suo tempo all'approvazione dell'emendamento si sono astenuti o hanno abbandonato l'altro, non hanno nemmeno votato negativamente. Ed oggi siamo qua a decidere di un emendamento che era nato proprio per evitare campagne elettorali all'interno del centro e invece è divenuto una guerra aperta, non risparmiando niente e nessuno. Caro sindaco, come vi ho detto sempre, ho cercato sempre di svolgere il mio compito, datemi dai cittadini nel migliori modi possibile, a volte sbagliando, ma però non volutamente, mettendo al primo posto sempre la serietà che mi distingue. Cari colleghi consiglieri, sicuramente questo regolamento del centro anziani, quando è stato fatto, e se non ricordo male, e lei era presidente della commissione, e se ancora oggi era presidente, probabilmente quell'emendamento, prima di venire in consiglio comunale, diciamo, era a suo vario. E se non ricordo male, si è dimesso. Quando è stato fatto, è stato pensato bene. E va, sto parlando con lei perché dico, lei era questo regolamento, collega. Questo regolamento, dico, è stato preparato da lei. Mandato con la massima serietà. Oggi per primo a lei caro sindaco e dove colleghi consiglieri chiedo che tutto il consiglio comunale prenda una decisione di forte responsabilità e non lo utilizzi anche il centro anziani ai fini elettorali. Grazie. Allora prima di proseguire, grazie consigliere Costantino, proprio per essere chiaro anche la richiesta dai colleghi consiglieri della loro convocazione, visto le elezioni elettorali,
tutto quello che non serve. Io avevo già ricevuto una nota prima della richiesta dei colleghi consiglieri da parte del sindaco, che mi esortava il consiglio chiaramente a riportare in aula appunto il regolamento, che è stata l'occasione che coincidenza volle che questa richiesta è stata esaurita, affinché appunto il consiglio questa sera si determini in modo chiaro e unico. Grazie, possiamo proseguire. Se è brevissimo, così diamo la possibilità di correre, però senza alimentare un dibattito o a due. Prego, consigliere. No, il consigliere di Stefano dice che noi abbiamo l'obbligo di controllo, giusto? A me va benissimo. Dopodiché si lamenta del fatto che comunque uno chieda che il regolamento che abbiamo approvato venga rispettato, perché nelle considerazioni che faccio io non faccio altro che citare articoli del regolamento di vigente. Allora, l'attività di controllo o c'è o non c'è, non è che ci può essere soltanto quello che dice il consigliere di Stefano. Poi, secondariamente, vorrei ricordare che quando la commissione di cui ero presidente ha approvato un regolamento, dopo devo dire che delle discussioni abbastanza ampie e articolate che abbiamo fatto sia in sede di commissione sia in sede di consiglio comunale, e io ci vorrei un regolamento secondo me buono, o che comunque ha permesso lo svolgimento delle elezioni per prima battuta del consiglio comunale, il suo funzionamento per piano. Questa proposta di revoca non è altro che la revoca di un emendamento successivo all'approvazione del regolamento. Quindi si tratta di riportare il regolamento allo stato iniziale, cioè come era prima, cioè rimettere e ridare la possibilità a quel centro di funzionare in base a un regolamento che ne ha permesso di regolare il funzionamento. Quindi non vedo le contraddizioni a cui fa riferimento il consigliere di Stefano. Anzi, io credo che il mio atteggiamento sia assolutamente coerente. Cioè io vorrei che l'impostazione che noi abbiamo dato 2 anni fa a quel centro ritornasse ad essere quella, evitando le modifiche che abbiamo fatto in seguito, che hanno determinato soltanto una situazione di hanno determinato l'impossibilità di gestire quel centro, a tal punto che, ripeto, ha mandato scaduto, ancora non si celebrano le elezioni. Quindi ripeto, le incongruenze che sostiene il consigliere Stefano io sinceramente non le vedo. Grazie. Grazie, ma volevo aggiungere, ricordando al consigliere di Stefano, il fatto del controllo, di verificare da parte dei consiglieri. Io mi auguro, spero che lei in questi 2 anni abbia potuto constatare, abbia potuto controllare l'andamento del centro, tutto quello che si è svolto, mi auguro, consigliere Costantino, come diceva. Non lo so se lei. Ma nel suo diritto. Controllare non nel senso controllare, può partecipare, controllare, vedere come tutto si svolga, è un suo diritto. No, non è assolutamente la mia prerogativa, io non devo controllare il centro, io devo chiedere il rispetto delle regole, questo faccio con le mie interrogazioni. E le interrogazioni mi pare che ho avuto delle risposte scritte da parte, ho avuto copie dall'assessore. Infatti io chiedevo, va bene, grazie. Nessuno si è scandalizzato. Assolutissimamente, ne ha tutto il diritto. Altri interventi? Si chiama qua. Prego. Non so se il consigliere di Stefano parla dal conto della maggioranza o per conto proprio, visto che si era già dissociato precedentemente e a suo comodo ogni volta dalla maggioranza secondo quello che si parla in consiglio comunale, perché si è preso tante volte autonomo a seconda dell'argomento che si trattava in consiglio comunale. Ora, vede Presidente, io non vado al centro anziani per farmi fotografare soltanto andando a mettere sui giornali queste campagne elettorali. Non mi piace, non è nel mio costume andare a fare queste fotografie ogni qualvolta ci sono certe manifestazioni. Sono andato, come lei ben sa, alla festa del crocifisso quando c'erano delle messe, poi per il resto non ho partecipato, pur essendo iscritto. È stato portato all'inizio,
consiglio comunale che era passato, è vero, attraverso una commissione. Ricordo che le commissioni erano formate da 5 componenti, 3 di maggioranza e 2 di minoranza. Ed è altrettanto vero che quanto proposto dalla minoranza, e a volte per buon senso, perché tali erano le proposte della minoranza accettate dagli altri membri di maggioranza, venivano regolarmente disattese all'atto della presentazione in aula del regolamento, perché c'erano le indicazioni politiche della maggioranza. Vado a dire, allora bisognava far fuori un presidente e quel regolamento doveva essere fatto in un certo modo, ed è stato fatto un certo modo, come voi avete votato in maggioranza questo regolamento, perché bisognava far fuori uno un presidente. È anche vero che la maggioranza non ha voluto sentire neanche i pareri degli esperti presenti in aula nella qualità di 2 consiglieri di minoranza, di 2 medici, quando parlava che bisognava, era necessario avere un certificato per poter iscriversi al gruppo. La maggioranza no, non si possono fare spendere soldi perché al centro non si devono spendere soldi, perché un certificato costa 30 euro, che era il prezzo legale che poi era stato indicato, e quindi perché tutti dovevano accedere al centro. Ora, accedere in un centro e pagare per votare, onestamente non mi sembra un modo democratico di fare un regolamento. Allora, un regolamento comunale di un'associazione comunale mette degli articoli che vanno rispettati non un paio di mesi prima delle elezioni, non delle elezioni, ad elezioni abbondantemente scadute, mandato abbondantemente scaduto, non si possono fare questo tipo di delibera che è stata approvata dalla maggioranza, non da me, non sono andato a consigliere di Stefano, perché vede, i regolamenti non si fanno soltanto con lo spirito, i regolamenti si fanno in un certo modo, si fanno rispettando le leggi. Quando si fa un regolamento non si tratta di avere visioni, come dice lei, si tratta di avere visioni delle leggi, ma non visioni proprie. Le visioni proprie ognuno se le tiene per sé, buone o cattive che possono essere. Gli interventi costruttivi sono un'altra cosa. Un regolamento in cui si fa pagare per votare, come dicevo, è un regolamento antidemocratico. Si fa pagare quanto? Noi regolamentiamo che cosa? Noi regolamentiamo l'accesso e la vita e le elezioni di un'associazione anziani e lasciamo al libero arbitrio del presidente della commissione del centro anziani questa somma da pagare. Ma chi l'ha detto? O si regola o non si regola. Se il centro anziani vuole per autofinanziarsi, come è giusto, perché visto che il comune non ha dato niente o non ha potuto dare niente o non ha voluto dare niente, se si fa un regolamento interno per poter avere un altro finanziamento. Perché ritengo che se dovesse esserci una quota da pagare, la quota va scritta a bilancio. La quota deve essere regolamentata dal Consiglio Comunale. Non mi pare che questo sia successo. Io vedo che semplicemente è successo che un paio di mesi fa, come dicevo prima, a elezioni abbondantemente scadute, che finora non sono state fatte, viene presentato, guarda caso, un emendamento che chi paga vota. Ma quando mai? Ma è democrazia questo? Ma state scherzando, bisogna pagare per votare. Allora, o ci si iscrive al centro anziani secondo un regolamento fatto per
come si deve, non secondo i vostri rumori che viene cambiato ogni qualvolta si rende necessario per le nuove elezioni. Si fa un regolamento democratico, i soldi che vengono versati devono essere, credo, stati, se facciamo questo regolamento, delle casse comunali, e poi decide l'assessore di turno, l'assessorato, il consiglio comunale come spendere quei soldi. L'autofinanziamento interno è una cosa, non ha niente a che vedere con l'elezione di un presidente e di un direttivo. Si va a votazioni per iscrizione. Potevate benissimo mettere che chi non frequenta il centro da più di 6 mesi, 3 mesi, come era noto, non può accedere alle lezioni, per evitare che all'ultimo momento si iscrivano, come era successo prima, e questo non l'avete voluto, per evitare che all'ultimo momento si iscrivano 20, 30, 40, 50 persone che si iscrivono soltanto per andare a votare e poi determinano un presidente che non è l'espressione effettiva di chi frequenta il centro. Voi avete fatto un patocchio dal primo...